Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo nuovo video proseguiamo il viaggio al Watch of Italy. Vedo che sono tutto storto, ma non è che questo peggiori molto o migliori il video. Al Watch of Italy, edizione numero 5 Novi Ligure. Stavolta vi faccio vedere Memphis Belle, l'intervista ad Alex, Chiara Nardo, l'intervista a Chiara, e poi abbiamo l'intervista ai due fondatori di Exotime, marchio a cui mi lega qualcosa di particolare ormai e di cui parlo volentieri, perché si tratta di un'altra espressione del Made in Italy, assolutamente per il momento di ultra nicchia, ma interessante pure quella. Bene, partiamo da Memphis Belle, che propone un cronografo B17 che è B-Compax, che sostanzialmente è la riedizione del B17 Memphis Belle che era stato appunto presentato 20 anni fa. Quindi in occasione del ventennale c'è questo B17 B-Compax, disponibile in diversi colori, come vedrete nel video, con un calibro Landerhof manuale dagli innesti molto morbidi, quasi troppo, ma molto morbidi. Via con il video, grazie. Siamo qui nello stand di Memphis Belle e stiamo vedendo le novità dall'amico Alex Roman, e abbiamo qui il nuovo Chrono B-Compax. Un nuovo Chrono B-Compax che ha un quadrante. Che è nuovo a metà, è nuovo, sì, a metà, nel senso che la cassa era una delle casse più storiche, sì, nostre, che ha più di 20 anni. Abbiamo fatto la nuova declinazione per dargli il vero crono d'aviatore, certo, con il movimento Landerhof B-Compax 60 ore. Tra l'altro con innesti docilissimi, io l'ho provato, ieri, sì, sera sono rimasto sorpreso, l'ho detto anche a Sergio De Paolo, ha detto guarda che ho provato il cronografo. Sì, ma lì non è solo gli innesti di Sergio De Paolo, è anche il fermo movimento in acciaio fatto da me con un certo tipo di accortezza. Ecco, questi sono i dettagli che fanno la differenza, cioè nel senso che quando c'è grande passione, oltre che generosità, perché anche generosità per metterci tutto l'impegno, il tempo, i mezzi, perché costa tutto. Quindi, ecco, tu lo sai. Sì, lo so. Sono venuti tre cronografi nello stile Memphis Belle. Sì, questo ha la particolarità che è stato fatto anche con Chiara, certo, che tu adori, perché abbiamo fatto a quattro mani questo quadrante, che ha prima di tutto un quadrante cognato, quindi è stato fatto uno stampo sotto, sì, e sopra per dargli tutti i rilievi e basso rilievo. Infatti è molto tridimensionale. Sì, è molto tridimensionale, molto bello, quindi gli dà una pienezza particolare. E poi abbiamo lavorato molto bene sulle lancette, partendo dal presupposto di non fare la lancetta classica lucida. Un grazie ovviamente a Alex Roman. E il suo rimane uno dei più belli stand del VOI. E volevo anche sottolineare come abbia visto la preparazione, abbia visto il peso di questo stand e come comunque quest'anno, in questa edizione, più marchi hanno deciso di avere uno stand vero e proprio. E questo è testimonianza della buona salute della fiera, perché vuol dire che è un investimento maggiore di ogni, e neanche di poco, ecco, considerando i prezzi piuttosto bassi degli stand al Watch of Italy. E quindi, ecco, onore al merito. E un altro stand bello, tra l'altro forse il più elegante, il più elegante del Watch of Italy, ce l'offre Chiara Nardo. Chiara Nardo che porta due versioni ulteriori dell'italiano 42 mm, cioè il ceruleo e il verde, e poi soprattutto fa debuttare, anche se gli orologi non avevano fatto in tempo ad arrivare, quindi c'era solo una maquette, diciamo, il 39 mm, che devo dire la verità, io penso sarà migliore del 42 mm, cioè sarà più facilmente indossabile, però io forse avrei scelto 40 mm come misura, perché quello è un orologio che si valorizza molto con le dimensioni e ha una vestibilità sensazionale, e oltre a una qualità che non è seconda praticamente a nessuno.
39 mm con quadrante normale in pietra e mi sembra di aver capito anche in avventurina, però non so se il 39 o il 42 o entrambi possono avere anche l'avventurina. Quello in pietra ha viene detto il marmo di Carrara, ma io penso che sia una pietra meno pesante che lo riproduca, però non posso essere sicuro, potrebbe anche essere marmo di Carrara. È 200 metri, quindi è stata aumentata l'impermeabilità dalle 10 atmosfere e su queste versioni c'è coniato le 100 lire, che sono un po' un simbolo dell'Italia di un tempo, dei miei tempi, ecco. Ebbene, vediamo un po' l'intervista a Chiara Nardo. A tutti, vediamo dal Watch of Italy 5 Chiara Nardo, inconfondibile, e abbiamo, vabbè, c'è Giorgio Cigna che imperversa, ma è un amico, e siamo qui comunque con una novità, o diciamo il preannuncio di una novità, cioè è arrivata almeno la maquette della versione a 30, c'è un prototipo in cera, mi dicevi? Sì, è una cera, il campione purtroppo non ce l'abbiamo fatta, non è arrivato, non in, è tempo, arrivato in tempo, però ci stiamo lavorando. 39 mm dell'italiano. Come sì, avete richiesto, il design iconico ormai dell'italiano si fa a 39, perché ho voluto veramente accontentare i desideri. È vero, oggi sul mercato sicuramente si vende bene, ma io devo comunque anche dire che il 42 mm quando me lo metto non mi sembra un 42. No, cioè, è 41-80, poi a me piace dire il 42, però è 41. Le casse 80. Sono diventate bellissime, già l'anno scorso c'era molto, ma mi sembra che sia ancora più bella la cassa. Sì, stavo crescendo, sto cercando di offrire sempre di più. Certo. Incontro alle persone. C'è anche un quadrante verde, vero? Adesso ho realizzato un pezzo unico, verde alti, laccato, fatto a mano, molto bello, e anche un cerulean. Sì, io non avevo visto il celeste, carta da zucchero quasi. Sì, quasi. Quindi accanto al blu scuro c'è anche un questo. Ma la grande novità, se torniamo al 39, è che essendo a fondello chiuso, sì, le ho stampato a conio le 100 lire. Ah, proprio okay, perché nel racconto della nostra identità le 100 lire sono un pezzo a cui siamo affezionati tutti, no? Ci portano proprio indietro nei ricordi, certo, alla certo, nostra infanzia, di quando ci trovavamo questa monetina in tasca. E le varianti saranno in pietra, quindi si discosta nella gamma anche del 42, okay, e ho la pietra, il bianco di Carrara, bene, e il verde Alpi, sempre con l'opzione con il rubber di cui adesso vi parlerò, e l'avventurina che si chiama Notte a Positano, sì, dato okay, dei nomi anche quelli, perché secondo me è importante che ci riportino in una realtà. Ciao Pietro, ciao. Chiara Nardo, la cenere dell'Etna, okay, che va a completare la gamma. Quindi è un altro grigio scuro, diciamo. È un'altra cinta, sì, un'altra cinta, è un grigio okay, scuro molto molto elegante. Ritorniamo sul quadrante metallico, perché le pietre sono tre, e le 100 lire sempre. E le 100 lire dietro, che sono coniate sul fondello, che sono una novità. Esatto. Poi l'evoluzione del 42 invece, perché il 42 io non uccido nessuno, l'evoluzione del 42 a fondello chiuso vedrà le 50 lire stampate a conio invece. Benissimo. Mi pinzo come al solito. Cambio di misura, aggiunta di misura. Abbiamo qui Pietro Viera, che adesso lo riesco a inquadrare perché sono troppo grosso. No, Marco, è che sono io mi che sto ingrassando. No, sono io che ho una nota capacità con questi dispositivi. Guarda, vengono di io non so cosa sto facendo, sono da 90 minuti in live. Sì, 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 90 minuti. Complimenti. Un saluto a tutti allora. Un saluto, ragazzi, tempo e misura. Ah, io vi devo dire che però, visto che mi avete criticato i prezzi, e lo dico live, venite qua che trovi il prezzo che vuoi. E ti puoi mettere in lista per questa meraviglia con le pietre, perché faccio pochi numeri,
9,90, 1,290. Ma davvero? Sì, ti lasci l'acconto e sei in lista e paghi questo prezzo vuoi a quando arriva marzo. Solo qui perché sennò mi rovino. Esatto, immagino. Bene, però, prima di rivedere scendi. E poi guardate che bellezza di stand, cioè l'eleganza, come si deve, come si deve chiaramente a Chiara Nardo e al tipo di prodotto. Di Exotime. Exotime, marchio italiano, di cui Pierpaolo prima di me e poi io dopo di lui. Sava Sandir. Abbiamo fatto la recensione del loro primo orologio che si chiama Pioniere, che è un vero e proprio pioniere perché è uno dei rarissimi, c'è solo un altro brand che lo fa al mondo per ora, che utilizzano con la stampa 3D l'acciaio, cioè quindi tutta la cassa è fatta in stampa 3D, sono 42 mm di diametro per 11,5 di spessore. C'è un'alternanza fra superfici lucidate a mano perché la stampa in 3D dell'acciaio è complicata, richiede tempo, richiede lavoro manuale, sopra ogni strato va steso un legante, poi un altro strato, poi un'altra stesura di legante, poi va tutto lucidato. Infatti l'orologio fa vedere alcune superfici lasciate grezze, proprio il contrasto tra quelle lucidate e quelle grezze. E ci sono anche, c'è un'estetica originale, e ci sono anche, come posso dire, volendo, sulla lunetta, degli intarsi con pietre naturali tagliate a mano e incastonate a mano da un gioielliere. Quindi è tanta roba, perché è un uso diverso delle pietre che a me piace moltissimo. Per me anche i quadranti in diversi colori sono molto belli. Certo, non è un orologio tra i più economici, considerato che ha un Sellit SV200 e che ha, come posso dire, il Sellit SV200, stavo dicendo, e che ha niente, che insomma è in acciaio, ha una data con una lente magnificatrice e... Scusate, è un momento, mi ha preso un piccolo malessere e non ho voglia di registrare di nuovo questo pezzo. Vediamo il video di Exotime, che naturalmente si presta alle più diverse personalizzazioni se vengono richieste. Cioè, o almeno c'è una certa gamma di personalizzazioni. Infatti poi c'è anche un esemplare che avevo già visto a Vicenza Oro, che è appunto un pezzo unico. Avanti. Buongiorno a tutti, siamo al Watch of Italy edizione numero 5 e ci troviamo ancora una volta nello stand di Exotime, che ho ritrovato veramente con grande piacere. Io mi sento legato a questo brand, anche se ancora non ho un loro orologio, perché questo brand, e qui abbiamo Riccardo e Alessio che ce ne parleranno, ha scelto una delle strade più difficili ma anche più affascinanti e innovative nel iniziare a fare e a vendere orologi, e ci sono delle soluzioni che a me fanno impazzire e che hanno quasi solo loro e non ha nessun altro, anzi senza quasi in alcuni casi, in altri con pochissimi, esatto. Esempi internazionali, che si conta in uno forse. Esattamente. Allora prego a Riccardo. Allora, qui oggi abbiamo tre configurazioni di pioniere che mostrano un po' varie tipologie di materiali, come le pietre diverse. Sì. Per esempio qui abbiamo la Fislazzoli. Io non smetterò mai di dire che Exotime incastona a mano, ci sono proprio degli incastonatori, esatto. Che a mano tagliano e usano le pietre in questo modo, che è assolutamente innovativo e rende l'orologio, secondo me, con una personalità che non è imitabile senza le pietre. Esattamente. Queste pietre, tra l'altro, vengono, diciamo, si parte da questo tipo, sì, di lastra, quindi da piccole lastre che vengono proprio manualmente sagomate per essere inserite in questa lunetta, con gli spigoli, certo, e la curvatura necessaria. Certo. Io trovo che sia bellissimo, proprio senza mezzi termini, e
e tutti i tre quadranti, poi anche quello verde che ho avuto su cui ho fatto la recensione, sono orologi veramente di grande personalità, di grande spessore. E poi non dimentichiamolo la particolarità della costruzione della cassa in 3D in acciaio. Esatto, ecco, questo è un acciaio stampato in 3D, quindi comunque una tecnologia molto particolare. Oggi abbiamo portato, per far capire meglio il processo, diciamo, una cassa che non è completa, ma è uscita dalla stampante, ma non è ancora andata in forma. Quindi la vediamo come esce dalla stampante 3D per la prima volta. Quindi, molto interessante. È molto molto delicata. Sì. Questa ha una finitura anche più opaca, se per così dire. E ora la particolarità più grande, ve la faccio vedere tra poco, un secondo. Guarda, vedendola così mi verrebbe, se non sapessi niente, mi verrebbe da dire è in titanio, perché il colore sembra quello. Esatto, è invece acciaio. È acciaio. Di stampante 3D. Di stampata, esatto, stampato in 3D. La particolarità, come potete vedere, è che questo modello è identico a questo, sì, ma questo è uscito dalla stampante, non è stato sinterizzato, mentre questo è già andato in fornace, quindi è pronto per essere lucidato. Mi dicevi c'è una differenza che vediamo visivamente, ma insomma notevole, ecco. Circa il 20%, circa il 20%. Il pezzo prima di andare in fornace è circa 20% più grande di quello poi effettivamente pronto per essere lucidato e poi indossato. Quindi questa è una particolarità proprio del processo, si può vedere chiaramente anche da questa prospettiva. Io continuo ringraziando per questa, diciamo così, visione che non è, credo non l'avesse vista quasi nessuno, se non gli addetti ai lavori, che sono pochissimi, perché, ripeto, a me risulta non ci siano in questo momento per l'acciaio in 3D solo due case al mondo, la vostra e un'altra e basta. Quindi, ecco, grazie davvero. E mi permetto di dire anche questo, che io continuo a operare per quanto posso in termini di divulgazione e a sperare che la qualità venga premiata. Grazie. La voglia di innovare venga premiata. Grazie. Perché è quello di cui, secondo me, un settore come l'orologeria, che è pieno di tradizione ma un po' venduta male, un po' economizzata, un po' pasticciata, perché almeno ci vendessero la tradizione com'era, con la qualità di un tempo, con la grazia di un tempo. Invece, ecco, qui siamo su un altro campo, su un design originale, su una tecnica originale, è tutto. E poi guardate anche la confezione. Esatto. Guardate anche solo la confezione, che anch'essa è in 3D, vero? Stampata in 3D con polvere di granito, quindi ha un effetto anche al tatto un po' piacevole, ecco. Certo. Quindi, prego, Alessio. Esatto, sì. Dicevamo che il tatto è piacevole, poi è stata rivestita internamente con del velluto, per dare un tocco di eleganza. Eh certo. E quindi sì, questi sono i nostri orologi. E questa sarebbe, me l'avete già fatta vedere? Sì, questo qua. Allora, in realtà questa cassa è lo step successivo al processo polvere, di stampaggio. Certo. Perché poi se... Dopo il processo invece di un passaggio in forno... Eccola, questa, e là si vede la differenza. Esatto, anche esattamente. È la cassa grezza. Certo. Che poi noi lucidiamo fino ad ottenere questo tipo di ed è una lucidatura stessa, lunghissima, costosa, manuale, quindi c'è anche, selettiva, sì. Esatto, c'è anche un lavoro manuale incredibile in questi orologi. Diciamo quindi... qui la cosa molto bella è che possiamo vedere in questi tre step, diciamo il primo step, il secondo step e poi il terzo step finale. Certo. Quindi dall'inizio, insomma, fino a poi il prodotto finito. E cerchiamo proprio di lasciare parti grezze per proprio dimostrare la differenza. Esatto, la differenza e parti lucide in contrasto. Benissimo. Io non posso che ringraziarvi, farvi tanti auguri. Io ci tengo molto che chi, ripeto, chi ha merito venga riconosciuto anche dal mercato, perché è necessario. Grazie. 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 A presto. Buona giornata.